Ciao a tutti, allora nuovo video in cui in realtà volevo parlarvi solo di un prodotto, però con la scusa vi faccio vedere un po' il prodotto in questione è questo, adesso ve ne parlo, con la scusa vi dico un po' cosa faccio nella mia skincare routine, anche se devo essere sincera, in questo momento non ho una routine che mi appaga, però sto approfittando per finire delle cose, perché poi ho intenzione, non appena vado a Londra, di sbaliggiare il sito, sì, ciao, il negozio fisico di The Ordinary, perché vorrei un attimino, prima mi devo intanto informare prima, perché poi lì non so quanto mi saprò muovere, soprattutto parlare, però appunto vorrei un attimino prendere qualche attivo di The Ordinary e farmi una routine un po' più specifica. In questo momento, devo dire la verità, sto usando delle cose un po' ad cazzum, nel senso non qualcosa di specifico e magari come dire che interagisce, i prodotti che interagiscono tra di loro. Comunque, in linea di massima vi dico velocemente, per lo struccaggio parto dalla sera, per lo struccaggio continuo imperterrita a ricomprare questo prodotto, a me piace tantissimo l'acqua micellare bifase di Garnier. Vi dico, ne ho tantissime, ho finite tantissime, ormai parliamo di decine di acque micellari di Garnier. Ho usato di recente, vi ho fatto vedere nei prodotti finiti l'acqua shake di Defa, che mi è piaciuto molto, assolutamente prodotto validissimo. Se volete un prodotto eco bio, ve lo straconsiglio perché è molto efficace. Se guardate il prezzo, perché comunque, vabbè, ne usate tanto, lo cambiate spesso, a me quello di Garnier piace, che vedevo di. E questo per quanto riguarda, una volta struccato il viso con l'acqua micellare, sto terminando questa mousse detergente viso corpo dell'Eubiotique, dell'azienda Beve SRL, che è un prodotto 100% naturale, come vedete sto finendo. Però vi voglio fare assolutamente vedere che tipo di schiuma fa, perché è molto particolare, è meravigliosa, intanto questo non ve l'ho detto, perché lava bene, pulisce bene, super delicata. Vi faccio vedere l'inci se riesco, è brevissimo comunque, spero si legga, sì. A me l'ha regalato Chiara, appunto è stato omaggiato dall'azienda, mando un bacione a Chiara perché è veramente fantastica. Questa me l'ha regalata quest'anno al Sana, però ho ancora quella dell'anno scorso, quindi finita questa, vado a usare quella dell'anno scorso perché mi era piaciuta tanto. L'unica cosa che vorrei, poi comunque smetterò le mousse perché vorrei tornare un attimo ai gel detergenti per usare un po' il Clarisonic, però questo qua è un prodotto fantastico. So che viene rivenduta da Eccoverde, questa marca. Se cercate una mousse, questa è in assoluto una delle migliori mousse che abbia provato a livello di consistenza, ma me la tengo qui così non me la dimentico, perché alla fine del video vi voglio far vedere che tipo di schiuma fa. Non lo faccio adesso perché altrimenti poi mi collerebbe, però ci tengo a farvela vedere. Quindi lavo il viso, eccetera. Poi cosa faccio? Ma la sono scordata di là, non lo sapevo che mi sarei dimenticata qualcosa. No, ma la devo prendere, se no che faccio? Dicevo, dopo aver lavato il viso, risciacquo tutto e vado ad applicare come tonico l'acqua termale. In questo momento sto usando quella di Uriage, che ero molto curiosa di provare perché ne parlava sempre Anna Rosa, Allegra 1952 qua su YouTube. Sapendo che a lei era piaciuta tantissimo, ho detto vabbè, a me piace molto l'acqua di Repole, però sentivo parlare benissimo anche di questa, quindi l'ho voluta provare. Questa l'ho comprata a Peschici, quindi è un po' un ricordo di Peschici, magari l'ho vista e ho detto vabbè, la provo, anche perché è molto conveniente. 300 ml costano, l'ho pagata in farmacia 12,50 euro, mentre quella di Fremont, per esempio, il formato grande, che però l'ho trovata solo d'estate, costa sui 16,50 euro. Vabbè, non è una differenza di prezzo assurda, però quello che vi posso dire di quest'acqua è che mi piace molto innanzitutto l'erogatore, perché fa una nuvola di acqua esattamente come l'acqua di Repole, che è una delle cose che mi piace di più tra le caratteristiche. Ci sto trovando bene, probabilmente non ha proprio tutte le proprietà di quella di Repole, però a livello di, cioè, per l'utilizzo che ne faccio io mi ci trovo bene. Tornerà protagonista tra poco quando vi parlerò poi alla fine del video un po' meglio del siero. Subito dopo vado ad applicare il siero, però questo ne parliamo meglio alla fine.
Il problema è proprio adesso dopo il siero, perché non ho una routine, non ho una crema adatta, nel senso, per un periodo ho usato il campioncino che c'era all'interno della scatola del siero, che era la Revitalize Supreme Anti-Age. Sì, esatto, Revitalizing Supreme Anti-Age, era un campioncino di crema che c'era all'interno e quella la usavo la sera, perché era abbastanza ricca, quindi come crema notte andava bene. Di giorno ho usato... Cioè, sto usando ancora in realtà da un sacco di tempo perché mi hanno fatto dei campioncini e mi sta durando tantissimo. La crema Uaso della linea Uaso di Shiseido. Questo è il secondo campioncino, mi sta durando un casino. Allora, io avevo chiesto alla commessa di Sephora un campioncino, una crema da giorno opacizzante che mi tenesse lucido. Io ho letto poi su una rivista che questa linea Uaso di Shiseido è una linea per peli giovani, tipo fino ai 24 anni. Giusto qualcuno in più, ma vabbè. E la prendiamo come un complimento, ecco, della commessa. Però, onore del vero, mi piace un botto sta crema. Ma, a parte che non è una crema, ma è proprio un gel. Quello che rimane è qua. Sembra, è molto acquosa, molto liquida, però si stende bene. Mi dà l'idratazione giusta e secondo me dopo più di 15, ma forse più di sì, una ventina di giorni che la sto usando, praticamente tutti, l'avrò saltata 2 o 3 volte, ecco, ma mi sembra sia efficace, perché ultimamente non sto più riscontrando il problema della lucidità. Sicuramente c'entrano i fondotinta, sicuramente c'entra la cipria, però secondo me questa mi ha aiutato un sacco e mi sta piacendo molto. Costerà un botto e non penso di comprarla, anche perché penso di provare altro. Però questa è veramente valida. Poi di sera, a finito il campioncino di quella, sto usando per finirla la crema gel viso alla malva di Bioficina Toscana, dei rituali di Bioficina Toscana. Io per un periodo d'estate, un po' di più, ho usato tutti i rituali in fila uno con l'altro, quindi la mousse, la lozione, viso illuminante, il siero che è qua. Infatti devo anche terminarlo, appena finisco quello, termino questo. Tutti insieme. E come dissi già in un video, mi sa, ho avuto un problemino di sudorazione. Non di sudorazione. Sembrava stessi sudando, cioè mi si bagnava il viso. Ora non sono riuscita a capire quale fosse il responsabile di tutta questa. Perché presi separatamente i prodotti mi piacciono tutti di questa linea. Insieme avevo questa cosa. E avevo lo stesso problema anche Lara My Curvy Color, che saluto. Ciao cara! Quindi per il momento questa la sto usando la sera e di per sé appunto mi piace un sacco come consistenza. Ha queste mucillaggini di malva che si sentono, detta così sembra di avere una cosa bavosa in faccia. In realtà è molto piacevole da applicare proprio per questo motivo. Sembra quasi di spalmarsi una crema siliconica, ecco, quella è la sensazione, però molto più piacevole, ovviamente naturale. Quindi per ora sto usando questa, però ripeto, secondo me ci vorrebbe qualcosa di più adatto in una routine, diciamo, un pochino più integrata con altre cose. Però ecco, questo è il mio parere molto velocemente di questa crema. Sul contorno occhi, questo è un altro dilemma, perché per un periodo stavo usando questo di Bioficina, dei rituali, però devo essere sincera, questo non mi fa impazzire, perché a parte il fatto che non si assorbe benissimo, nel senso che lo stendo e poi puntualmente mi ritrovo una leggera patina bianca, insomma ci metto un pochino a farlo assorbire. E io non ho problemi di assorbimento, nel senso, adesso vi faccio vedere cosa sto usando adesso e da lì potrete capire. Questo non mi fa impazzire, comunque è quasi finito, mi sa, l'ho usato comunque quasi tutta l'estate. Poi avevo preso così per curiosità, perché me ne avevo parlato bene, questo Substian della La Roche-Posay, ma non mi piace. Oddio, lo dovrei usare un po' di più per tanto tempo mattina e sera, però ho avuto l'impressione che mi segnasse il contorno occhi nel momento in cui vado a truccare, e di solito con i correttori che sto usando adesso non ho questo problema, quindi mi pare strano. Allora, in extremis, vista la situazione un po' critica, sono andata a riprendere, che ce l'avevo ancora, è ancora buono. Cioè, è in perfette condizioni comunque. L'Eye Care di Martina Gebhardt, che è praticamente una pomata, però a me piace tantissimo. Cioè, sia riesco a usarlo tranquillamente mattina e sera, mi si assorbe, cioè, è bello corposo, però avendo il contorno occhi molto secco, mi va benissimo.
Però anche lì non è che abbia trovato molta pace, ecco. Vediamo, adesso ci penso, appena finisco un po' di roba. Mi solletica e probabilmente mi sa che. Se riesco domenica e sono aperti, quasi quasi ci passo e me lo prendo. Intanto devo andare in centro, domenica c'è una bella sorpresa a Bologna. Probabilmente poi vedrete documentato su social e vari, quindi. Vorrei il contornocchi di Kiehl's, quello all'avocado. Dopo aver visto, a me, allora, una che su di me esercita un'influenza enorme, perché di solito la cosa con cui si trova bene lei, mi ci trovo bene anche io, è Carlotta Cherry Pandemonium. Potrei elencarvene, potrei fare un video su quello che mi ha fatto comprare Cherry Pandemonium e con quale mi sono trovata bene. E quasi quasi qualche volta lo faccio veramente, perché sarebbe una cosa carina per fare un video di prodotti top. Però appunto ultimamente ne ho risentito parlare da lei, ma non è l'unica, è da tanto tempo che ne sento parlare, e vorrei provarlo. Sapete cosa mi ha frenato? Non tanto il prezzo, perché cioè, su contornocchi spendo anche, però il fatto che io con Kiehl's, di qualsiasi cosa abbia provato di Kiehl's, no, ma non solo non mi è mai piaciuto, ma proprio mi ci sono sempre trovata male, quindi. Però di quello, bah, ha tutte le premesse per piacermi, quindi vediamo, ci provo. E questo per quanto riguarda i contornocchi. Per quanto riguarda le labbra, altra tragedia. Perché? Ve l'ho già fatto vedere i prodotti finiti. Comunque, ho finito il burro cacao della Bizline, scritto Be-e-Sedine, che è un'azienda libanese che mi aveva regalato al Cosmoprof. Questo burro cacao meraviglioso, che me lo sogno ancora la notte. E che al Cosmoprof, spero, cioè, vi giuro che li vado a cercare se ci sono nella lista degli espositori, perché io assolutamente li voglio quel burro cacao. Sinceramente, non ho neanche cercato se online lo vendano, però lo farò. Ho finito quello che rimaneva purtroppo del burro cacao di Latte Luna, che mi era piaciuto tantissimo, però era tutto spappolato. Sto continuando a cercare di consumare questo, ma non mi piace per niente, della Himalaya. Cioè, è duro, è un po' troppo duro. Non so, come ingredienti in realtà rispecchiava un po' le mie esigenze, perché di solito dico, cioè, guardo un po' l'inci, vedo se c'è l'olio di ricino nei primi posti, di solito mi piacciono. Questo però è un po' troppo duro. Andiamo incontro all'inverno, mi serve qualcosa di più forte. Cioè, non è che lo boccio, è che a me piacciono cose un pochino più scivolose. Però questo, cioè, come inci è buono, ma non è quello che piace a me, ecco. Quindi mi sa che abbiamo finito un po' con tutte le cose del viso, e aggiungo soltanto due prodotti che non uso sempre, però ultimamente li sto apprezzando molto. Per quanto riguarda le maschere, io vi dico, cioè, ultimamente ne faccio pochissime. Ogni tanto sento l'esigenza di farla, e allora mi dedico quei 10 minuti. Però non è che abbia delle cose particolari da segnalarvi. Mentre questi due, che sono due esfolianti enzimatici, ve ne voglio parlare. Allora, uno è quello che comprai ormai a gennaio, quasi un anno fa, dall'erboristeria Melissat quando sono andata a Torino, ed è il siero esfoliante della Purofi. E questo invece, che è proprio un esfoliante enzimatico, non un siero, è proprio una specie di crema gel della Centifolia, che mi era stata inviata da un sito. Io adesso non mi ricordo qual era questo sito, EcoBio. Mi ricordo solo di aver scelto questo prodotto, e vi posso dire che tra questi due questo vince proprio mani basse. A parte che questo devo ancora capire bene un po', cioè lascia una bella pelle una volta utilizzato, su questo sì. Ma questo, cioè, proprio pelle nuova, bellissimo, mi piace tantissimo. Si utilizzano in maniera diversa. Infatti, ogni volta io con gli esfolianti enzimatici. Scusate, sono raffreddata. Con gli esfolianti enzimatici vado un po', perché in negozio ne ho diversi. Mi devo sempre ricordare come si usa quello, come si usa quell'altro. Perché ho Bema, quello di Ava, insomma, è un po' un casino. Questo qua di Purofi si utilizza così: applicare sul viso asciutto e pulito, massaggiando in senso circolare, rimuovere con un dischetto di cotone e risciacquare abbondantemente. Per un'azione più profonda, lasciare in posa 1 minuto e risciacquare. Io quasi sempre lascio in posa 1 minuto, quindi scusate, approfitto di un quadrotto di cotone. Mamma mia, ovviamente, come sempre, ci passiamo il raffreddore. E questo è uno. Io, per esempio, questo sento di poterlo fare anche più spesso, perché lo sento un po' più delicato, mentre questo lo sento un bel po' più attivo, e però mi piace di più anche per questo. Allora, qua è scritto in inglese e in francese, però vabbè, facile.
Allora, dopo applicare 2 volte a settimana sul viso e il collo, massaggiare delicatamente fino a quando non si trasforma in olio. Esatto, perché è una crema, una specie di gel che poi man mano lo massaggiate diventa oleoso. Poi inumidire leggermente le mani e massaggiare di nuovo delicatamente da 3 a 5 minuti e risciacquare. Non fare, insomma, non massaggiare per più di 5 minuti, evitare il contornocchio, utilizzare con la maschera rigenerante Centifol per ottimizzare l'efficacia. Ma sapete che ci faccio un pensierino di prendere anche la maschera, perché questo proprio mi è piaciuto un sacco. Non avevo esperienza di esfolianti enzimatici, però questo veramente ottimo. Se trovo il link ve lo metto sotto, però se mi ricordo, sperando. Però comunque se cercate Centifolia esfoliante enzimatico, ragazzi, Google via amico, lo trovate sicuramente. E infine riparliamo del siero di Estée Lauder. Allora, innanzitutto vi faccio vedere dove sono arrivata. Non si vedrà mai. Sono arrivata qui praticamente. Ce l'ho da una ventina di giorni e sinceramente non ve ne avrei parlato adesso se non avessi avuto l'obbligo, tra virgolette, di parlarne entro 21 giorni dal ricevimento del prodotto. Mi è stato inviato dal sito cioè mi è stato inviato dall'azienda Estée Lauder tramite grazie al sito Octoly, che è un shop per influencer, e quando l'ho visto anzi è stato credo il primo prodotto che ho scelto, perché ero super curiosa di provarlo. Mi incuriosiva anche quello per il contorno occhi, però quello per esempio non mi è stato accettato, però mi è stato inviato questo qua, che costa un botto, quindi ero molto curiosa di provarlo e soprattutto l'ho trattato come un'ampolla di. Allora, cos'è l'Advanced Night Repair di Estée Lauder? È un prodotto storico perché credo esista da un sacco di tempo e se non ho capito male è stato anche rinnovato qualche anno fa. Ho letto le recensioni sul sito Sephora, un po' in giro. Sul sito Sephora praticamente il 90% delle recensioni erano super entusiaste, quindi ero ancora più curiosa. Io purtroppo al momento vi posso dire che non mi ha fatto impazzire. Io non ho capito benissimo se il fatto che a un certo punto, dopo i primi giorni di utilizzo, io mi sia trovata tutta qua screpolata, non ho capito se fosse colpa sua. Poi non mi è più successo a onor del vero, mi è successo solo all'inizio. E quindi non capisco se era da imputare al siero. Vi dico intanto, c'è un fogliettino che lo spiega molto più approfonditamente, però la descrizione qua vedo che lo riassume molto bene. Allora, intanto è indicato per tutti i tipi di pelle, è la formula anti-age più completa, avanzata grazie all'esclusiva tecnologia di riparazione che si chiama, è quello scritto nel foglietto, Chronolux FB, mi pare, TB, insomma è un loro trademark praticamente. È dimostrato, riduce significativamente i segni visibili del tempo più importanti. Così efficace, questo potente complesso di riparazione supporta la sincronizzazione del processo di riparazione naturale della pelle durante la notte. Infatti si chiama Night Repair. Prova il potere riparatore, vedrai la pelle più levigata, più giovane e più luminosa. Ispirata dalla ricerca innovativa, è l'unica formula senza la quale la vostra pelle non può stare. Per saperne di più, vedi il foglio illustrativo, dermatologicamente testato privo di oli. Allora, innanzitutto già vi dico, se io non usassi l'acqua termale prima di metterlo e soprattutto non aspettassi, cioè l'applico. Allora, rewind. Come lo applico? I primi giorni lo applicavo dopo il tonico, quindi dopo l'acqua termale, ma aspettando che l'acqua termale si assorbisse. Andavo con sto siero e ma la piacevolezza di stesura proprio zero, non mi piaceva proprio, cioè tendevo a usarne di più e in più facevo fatica, cioè io i sieri ne ho usati tanti e sinceramente preferisco quei sieri che io li stesso, cioè quello di Bioficina Toscana per esempio, è proprio, vabbè, parliamo di diavolo e acqua santa per carità, però è molto più piacevole da stendere. Il siero notoriamente si usano poche gocce, ve le applicate e riuscite a mettere su tutto il viso. Tanto per cominciare, questo sono a metà, neanche 20 giorni, secondo me. Boh, un siero dovrebbe durare di più come quantità, comunque, se sei veramente concentrato. Allora, cosa ho escogitato? In quel modo proprio non mi piaceva proprio. Allora, ho escogitato che spruzzo l'acqua termale e subito dopo vado a mettere il siero. In quel modo molto meglio perché si assorbe molto più facilmente e insomma, è molto più piacevole da stendere. Il discorso è che io attualmente non ho visto particolari effetti. Cioè, adesso
Segni del tempo, cioè ho 36 anni, non sono giovanissima, i segni diciamo più evidenti del tempo sono questi qua. Al momento non ho notato una cosa così eclatante, adesso col trucco non lo so se si nota di più o di meno, bisogna vederlo da struccati per vedere il reale effetto. Per il momento non ho notato particolari effetti, ma neanche di pelle più luminosa, quindi per il momento il mio parere è neutro, cioè non lo posso bocciare assolutamente, però se vi devo dare un parere adesso a metà flacone, il mio parere è nì. Vi chiedo se qualcuno di voi l'ha provato, se ha che tipo di esperienza ha avuto con questo siero. Sicuramente andrebbe provato con un prodotto abbinato a una crema diversa, non ci piove, ma anche comunque il campioncino che c'era dentro ci ho fatto una settimana e non è sufficiente, attenzione. Però in una settimana comunque non ho visto particolari effetti. Quindi mi riservo di parlarvene quando finirà sicuramente, perché costa un sacco di soldi e sono io per prima, voglio averne un parere un po' più specifico. Però attualmente, insomma, mamma mia, tardissimo. Però attualmente non mi ha fatto perdere la testa, perché ho letto pareri, veramente tanti pareri positivi, gente che cambia la vita, la faccia, l'ha ricomprata anche se costa tanto. Poi leggevo anche commenti di persone che magari, per dire, non erano, cioè, costa quasi 90 euro sto prodotto, quindi non è poco. Però ho letto pareri di persone che dicevano di averlo proprio in campioncino, nonostante il prezzo l'abbiano comprato, perché insomma era piaciuto subito. Io per il momento il mio parere è neutro, è un po' indifferente, ecco, non ho visto particolari effetti. Però noi comunque ne riparliamo sicuramente quando mi finirà. E basta, mi pare di. Ah, non ho detto i rossetti. Allora, il problema è che il rossetto che ho messo in realtà era una matita labbra di Deborah, una delle nuove 24 ore automatiche. Il problema è che non c'è scritto il numero sulla confezione. Allora, vi posso dire, di questa linea ci sono due matite nude, una che tende a rosa, una che tende verso l'arancio. Questa è quella che tende verso l'arancio, quindi se vi piace, la vedete. L'ho messa praticamente. Mamma mia, sta passando un aereo vicinissimo. Ma tra l'altro, di che compagnia è? Non si è tutto bianco. Inquietante. Vabbè, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!